Allora, Tiziana, Alberto, uomo artista, Sì, cosa ha guarda, da dire e cosa dirà sì, ancora? queste sono le opere di Alberto, di Fabio, mio fratello, e lui è una persona molto sensibile, è proprio un artista, un pittore nel vero senso della parola, usa il pennello, ha sempre usato solo quello, il pennello e la carta, quindi è proprio un artista visivo della vecchia maniera, come posso dire, ed ha quel tipo di animo. Lui ha cominciato osservando la natura, come puoi vedere da questa opera che rappresenta una montagna, anche se i colori poi si discostano da quella che è un paesaggio naturale, naturalistico. Però lui ha cominciato essenzialmente ritraendo montagna, era profondamente innamorato della sua terra, come lo è tuttora, dell'Abruzzo. Nostro padre ci portava molto spesso in montagna, sul Velino e sulla Caformia, ed è stata una scuola di vita straordinaria quella delle camminate in montagna. E quindi mio fratello ha cominciato proprio ad essere innamorato e a ritrarre la natura. Poi però se ne è discostato in un modo strutturalmente, vedi, ha portato la figura alla rarefazione, quasi a diventare metafisica di una montagna, no? E quello che gli interessa di più comunque è sempre uno sguardo nei confronti della natura ed è uno sguardo anche molto preoccupato a livello ecologista. Lui sente moltissimo il problema dell'ecologia, dell'inquinamento e lavora molto su questi temi e con varie attività, anche performance sulla natura, e ritraendola a livello sia macroscopico che microscopico. Quest'altra opera, per esempio, comincia a prendere, diciamo, la microscopia di una struttura visiva e a volte lui ritrae fino alla cellula biologica, alla cellula nervosa, neuronale. Ultimamente lavora moltissimo sulle cellule neuronali. E quindi è interessato di queste cose, si interessa, è interessato di queste cose. Ha uno sguardo poetico da una parte e devo dire la verità, sembra l'opposto, ma non lo è, anche cinico nei confronti della realtà. Perché la sa guardare, è una persona che sa guardare la realtà, la vita. Ha studiato al Liceo Artistico di Roma di Via Ripetta, poi all'Accademia di Belle Arti. Poi se n'è andato a New York, ha fatto una gavetta molto dura, è stato lì proprio quasi a bohémien, no? A lavorare senza ricevere mai una lira in cambio, a farsi le ossa, a vedere gli altri artisti, no? Poi è ritornato a Roma e ha cominciato piano piano a costruire la sua carriera nelle gallerie romane, quindi la Galleria Bonomo, la Sales e infine è arrivato alla Gagosian Gallery, che è una delle gallerie migliori del mondo, insomma, per cui adesso sono loro che lo tengono nella loro scuderia. È una persona molto attenta a quella che è la realtà della vita. Ok, Tiziana, Ti grazie. ringrazio.